Musica, tanta buona musica, quella che riesce a riempire Corso Umberto a Modica fino a non far sembrare neanche di essere in strada, quella che richiama le folle e riscalda a dicembre, quella che ieri per Ciocco Modica ha cantato Bianca Zetei davanti a migliaia di modicani e non, il pubblico delle grandi occasioni per una grande e dolce kermesse dedicata tutta al cioccolato. Ieri la cantante milanese ma di origini sarde ha portato al pubblico del Ciocco Modica il suo repertorio, fatto già da alcune hit che hanno scalato le classifiche di vendita, a cominciare da La paura che ho di perderti, scritto e cantato con Checco dei Modà. Per Bianca una carriera artistica, seppur ancora breve, iniziata nel 2012, già ricca di successi. Dopo la collaborazione con Gianni Morandi, nel 2015 ha anche ottenuto un buon risultato al Festival di Sanremo con il brano Il Solo al Mondo. Una cantante che sale sul palco con l'esperienza personale e con quella di altri grandi nomi della musica italiana come Ron, Loredana Bertè, J-Ax e Alex Britti, tutti artisti con cui Bianca si confronta per trarne sostegno e ispirazione. Un repertorio certamente gradito ed apprezzato dai modicani che già dal primo pomeriggio si sono presentati davanti il palco per garantirsi un posto tra i primi. Poi balli e canti sotto i riflettori del concerto, un artista ma anche una persona semplice che non ha mancato neanche in un piccolo ma tanto atteso incontro con i fans per un selfie o un autografo. Ho fatto diversi concerti di tour comunque in Sicilia, poi è meraviglioso, poi c'è un clima spettacolare e stasera sono molto felice, insomma, di essere stata chiamata qua perché è una manifestazione molto bella e poi si mangia tanto cioccolato, anche se ancora non l'ho mangiato, quindi non vedo l'ora. A tutti gli amici di Ciocco Modica, un bacio da Bianca Zetei. Ma Ciocco Modica continua con il suo variegato programma iniziato lo scorso giovedì e che terrà animato il centro modicano fino a domani. Dopo i bambini e l'ambiente, la gigantesca statua di Cappuccetto Rosso, la barretta di cioccolato in pietra lavica da oltre 2500 kg, ieri l'opening vero e proprio, dalle mostre di bonsai all'esposizione di ricami e merletti siciliani, dal Ciocco Ducati la straordinaria mostra statica dei modelli più belli del marchio di Borgo Panigale al simposio internazionale dedicato al cacao, cioccolato e salute. Oggi invece si è iniziato alle 10.15 con il Ciocco Fumetti e il Ciocco Mobook a Palazzo San Domenico, poi il consueto Ciocco Talk sul cioccolato di Modica IGP, nel pomeriggio il raduno dei bersaglieri con sfilate e concerto finale, in serata invece si ride e si torna a ballare grazie alla comicità del duo Matregane e Minafò e dalle note dei DJ Sebastiano Avolese, Mattia Terranova, Giovanni Veca. Domani si inizierà con la musica Desmo delle Ducati provenienti da tutta la Sicilia. Alle 15.30 invece quarta edizione di Quando la banda passò, il raduno bandistico che porta a Modica oltre 200 musicisti che sfileranno lungo Corso Umberto per concludere con un mini concerto sulla scalinata di San Pietro. Gran finale alle 20 con la comicità dei Falsi d'Autore. Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti gli artisti di strada che si esibiranno in spettacoli di magia, giocoleria e mangiafuoco.